C'è un cuore che rende viva e vera la tua casa. Un cuore saldo che sa riscaldare, proteggere, accogliere. Giannini Graniti, il cuore di casa tua. La femminile di Coach Rockvic si prepara ad affrontare il Casa il Grande sabato in trasferta alle ore 18:30. Dopo la sconfitta di settimana scorsa contro il Salerno, le cassanesi hanno riflettuto in merito alla prestazione non del tutto soddisfacente, per capire errori e modalità di miglioramento. Questa settimana è stata molto impegnativa, come ci spiega il centrale italo argentino Laura Alarcón. Gli allenamenti sono andati abbastanza bene, abbiamo cominciato un po' rilassati lunedì per la trasferta di domenica, che è stata abbastanza pesante, e poi stiamo provando delle cose nuove e siamo molto fiduciose per questo sabato. E abbiamo riflettuto insieme e siamo arrivati alla conclusione che comunque quello che abbiamo fatto domenica è più che altro rispecchiava un po' il lavoro della settimana precedente, perciò questa settimana ci siamo un po' rimboccati di più le maniche e siamo andati più ben oltre rispetto alla settimana scorsa, abbiamo dato molto di più sicuramente. Casa il Grande quest'anno non brilla particolarmente, nonostante sia una buona squadra, e durante la partita di andata le cassanesi si erano mostrate nettamente superiori con un 30-19. Noi contro Casa il Grande il girone d'andata sicuramente abbiamo avuto la prima soddisfazione, è stata una bella partita dove siamo riusciti a fare tutto quello che volevamo fare, anzi forse di più di quello che ci aspettavamo. Ci fidiamo molto delle nostre armi, ma comunque siamo molto attente che loro hanno sicuramente anche una bella rossa, anche se i risultati non lo rispecchiano. La Larcón è il nuovo innesto di quest'anno come centrale. Io devo dire che mi sto trovando molto molto bene, c'è un gruppo veramente bello con delle ragazze che hanno molta voglia di pallamano, molta voglia di imparare, molta voglia di andare avanti, e man mano sicuramente che i risultati sono positivi ti danno più aspettativa, più voglia ancora, no? Ma io sono molto soddisfatta della società, delle mie compagne, di tutto, della squadra in generale, anche se gli anni comunque mi fanno sentire tutti questi allenamenti che facciamo in settimana, la famiglia, tutte queste cose, ma sicuramente è una cosa molto positiva questo anno, sicuro.